Ben arrivati a tutti e ben arrivato a Ulrich che è qui con noi per presentare il suo nuovo libro, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, edito Guerini Associati, uscito proprio recentemente. Ulrich è, per chi non lo conosce, psicoterapeuta, formatore, professional coach, nonché didatta all'interno della scuola di specializzazione del CMTF, si è formato in terapia sistemica e in Gestalt, in ipnoterapia e ultimamente so che stai promuovendo un approccio innovativo in psicoterapia che hai descritto e raccontato in questo libro. E allora passerei la parola a Enzo, che so che ha qualche domanda da farti, e ovviamente poi l'invito è aperto a tutti noi innanzitutto a leggere il libro, se ancora non l'abbiamo fatto, a incuriosirci e a farti domande. Allora, io innanzitutto dico grazie a tutti quelli che stasera appunto trascorreranno quest'oretta con Wolfgang Ulrich, che come dire è di sicuro interesse quello che ci dirà. Leggerezza creativa, ecco, diciamo che sono delle parole chiave molto interessanti, fan parte, ecco. La leggerezza a me ricorda poi Italo Calvino, eccetera. Leggerezza in psicoterapia ricorda i nostri anche autori di riferimento, Boscolo e Cecchin, creatività. Però ecco, quello che proponi nel tuo libro, Ulrich, è che poi io se dico poi sempre Ulrich, ma il nome è Wolfgang, ecco, quello che proponi, Wolfgang, è una, insomma, di lavorare nella terapia sistemica con l'esperienza corporea. Tu ti interessi appunto dell'esperienza corporea da tempo, non solamente come dire, con questa pubblicazione qui, c'hai tanti anni di esperienza. E però in questo libro parli di un'esperienza giocosa col corpo, cioè di un metodo innovativo che cerca di introdurre la dimensione dell'esperienza giocosa. Ecco, io partirei da questo per cercare, come dire, di approfittare di quello che tu ci puoi dire o fare un esempio su come si parla, cosa sono queste quattro impalcature. Ecco, tu parli di quattro impalcature nell'esperienza corporea. Insomma, facci qualche esempio. Ecco, poi naturalmente invito tutti i colleghi che sono presenti, eccetera, a farti anche loro delle domande, eccetera, perché so quanto a te piace rispondere, e cerchiamo di costruire, come dire, una conversazione, non un monologo stasera. Grazie. Grazie Enzo. Per me è un grande ritorno, dopo 5 anni, ho detto anche prima, nel centro milanese, che diciamo me lo godo, voglio proprio godermi questo ritorno con questa presentazione. Diciamo, ho fatto un lungo viaggio negli anni 70, ho fatto la formazione con la Virginia Satir che mi ha messo nella mia culla l'idea dell'autostima, della unicità della persona. Poi ho continuato, ho studiato la Gestalt, ho fatto una formazione a Weinheim di terapia familiare anche. Poi la ipnoterapia nella Gestalt, ho preso proprio l'esperienza del focus del corpo, l'esperienza del corpo. Poi prima di venire in Italia ho letto il libro di Calvino, Le lezioni americane, e mi ha colpito questo primo capitolo sulla leggerezza e mi ha sempre seguito questo tema della leggerezza fino a oggi. Allora, ho portato la mia leggerezza tedesca che mi ha messo nella culla mia mamma, che mi ha dato questo nome Wolfgang, ispirato da Mozart, perché lei è austriaca. Dopo la guerra voleva un futuro leggero e se non fosse la musica di Mozart non conosceremmo la leggerezza in musica, no? È proprio la leggerezza pura, no? Mozart. Però mi ha dato questo nome, poi con questa leggerezza sono arrivato in Italia nel 89, proprio nell'anno del crollo del muro,
amore, ho conosciuto la leggerezza creativa, quella italiana, no? Quella di Brunelleschi, che, no, sapete tutti, ha costruito questa cappella, questa chiesa a Firenze, con una idea di leggerezza incredibile, perché tutti dicevano che quella cupola non funziona così, ma lui aveva intuitivamente, con la sua creatività, capito che può funzionare, e ha avuto il coraggio di rischiare. E di costruirla e sta in piedi fino ad oggi, no? Allora, questo fa parte del vostro indolo, no? Che prima del Rinascimento nasce anche con Dante, che ho conosciuto, che ho assorbito questa esperienza che ancora oggi è molto presente nella cultura italiana. Allora, questa leggerezza fa parte di me. Poi, a un certo punto, riassunto, no? Uno arriva a una certa età, dice: adesso queste esperienze, queste idee che ho sviluppato, ho messo in un telaio che ho chiamato metodo, che è molto innovativo, penso che è molto innovativo, perché propone delle cose proprio di legare nella sistemica, in un complesso unico, l'esperienza corporea con la parola, con l'immagine, con le sensazioni, eccetera. Allora, per caso mi sono ricordato, 4 anni fa ho scritto un articolo nella rivista di Parma, dell'Istituto di Parma, Leggerezza creativa verso irriverenza di Cecchin. Oggi farei un altro titolo, volevo proporre questo. C'è la irriverenza numero uno, il modello di Cecchin, conoscete tutti il libro? Questo approccio che lui propone, e poi ho inventato l'irriverenza, il modello numero due. Questo è molto interessante perché anche Cecchin focalizza sul liberare le forze creative, sul imprevedibile, sul uscire dalle convenzioni, di fare un po' casino, di rendere confuso le famiglie per un scopo di sviluppare nuove idee. Allora, voglio parlare un attimo di questa domanda che hai fatto tu, Enzo, del modello numero due di irriverenza, perché è proprio un modello di irriverenza. Io credo tutti voi che ascoltano hanno fatto come terapisti o futuri terapisti, terapeuti, esperienze che usando delle tecniche, si può evocare delle tecniche corporee, no? Come la bioenergetica, la tecnica di Alessandro o anche la Gestalt o altri, si può evocare del materiale esperienziale, delle esperienze corporee e in seguito si può rappresentare e elaborare questo verbalmente. E questa è una caratteristica di tutti questi metodi focalizzati sul corpo, che si evoca esperienze forti, emotive, gesti, azioni, poi dopo si rappresenta e elabora questo in modo verbale. Io ho sempre sperimentato, ho cercato di sviluppare un concetto che focalizza il profilo dinamico temporale delle azioni del movimento, cioè di descrivere e gestire il processo terapeutico in senso contemporaneo, di non scindere la fase dell'esperienza dove vengono fuori forti emozioni dalla parte verbale. Allora, ho sviluppato questo modello della rappresentazione giocosa, dove la idea di fondo è che l'anima si esprime, dà significato al corpo. Il corpo dà l'espressione all'anima. Allora, è una cosa dove non c'è un prima e dopo, non c'è una prima fase e una fase dopo di verbalizzazione. C'è una danza contemporanea fra parole e esperienza corporea. Non c'è un top down, come si parla oggi molto, o il bottom up, no? Prima comincia con la base, con le sensazioni corporee, poi salgo al cognitivo o parto dal cognitivo, poi non è così. Allora, sperimentando che veramente in questo ballo fra parole e esperienza corporea succede qualcosa molto interessante, di cui la prima volta parla
David Stern, nel suo ultimo libro, Il momento presente, che anche lui sta cercando questo, e che se io trovo delle parole per delle esperienze corporee, si trasformano le reazioni fisiche, le esperienze corporee, viceversa, le esperienze corporee si trovano in una evoluzione delle parole. E questo è un potenziale enorme che si può usare sia nelle relazioni, sia nella persona in relazione con se stesso. Allora, ho inventato questa rappresentazione giocosa. All'inizio di una terapia, praticamente io chiedo, no, avete messo anche sul sito voi, no, questo citato di Bates nel gioco, e senti, signor paziente, lei ha voglia di giocare con me? Sembrava una blasfemia, no? Diceva, abbiamo 100 anni di Freud, le sofferenze, delle valle di pesantezza, no? E direi, ma quello è matto, no? Un psicologo che dice, ma vogliamo giocare insieme, ma facciamo una cosa seria, qui ci si tratta della sofferenza, cioè, ma noi sistemici sappiamo da 50 anni che delle sofferenze abbiamo abbastanza. Non è che lo vogliamo ignorare, ma abbiamo sempre puntato sulle risorse, sulle forze delle persone, sulle creatività, su queste cose. Allora, il gioco, come l'intuizione già di Bates, era questo, no? Perché ho chiamato la rappresentazione giocosa? Perché il gioco è una parola un po' ambigua in italiano, perché ci porta all'infanzia. Invece, se pensate, nel tedesco, ma anche nell'inglese, il gioco è play o spielen. E questo play non è solo giocare dai bambini, ma è recitare, Schauspiel, no? Il teatro è Spiel, è fare musica, spielen, orchestra, l'orchestra, play, è mettere in atto un teatro, no? Il Schauspiel, recitare, tante attività che sono molto legate anche all'arte, esprimono questo che tutto questo è una rappresentazione, un qualcosa dove faccio un patto, come fosse, no, facciamo finta che. E questo mondo del spiel è un mondo come nell'arte del spiel, ha lo scopo in se stesso, non un scopo di trovare più utilità nella quotidianità, ma lo scopo in se stesso. Possiamo sperimentare, improvvisare, a ruota libera, metterci in gioco. E questo porta a un accesso alla nostra creatività che è enorme, no? Che è enorme. Allora, provato questo gioco, antropologicamente è molto interessante, perché cos'è il gioco? È un medium dove noi esseri umani, che abbiamo una carica di vitalità, di voglia di gioire il movimento enorme, e lo buttiamo in questo medium, lo sperimentiamo con tanta libertà di muoverci con gli altri, perché il gioco è sempre una cosa sociale, no? Un'attività sociale. E ci trascina il significato del gioco, che spesso ha alcune regole definite, come nel sport o in altri giochi, ci trascina, il significato nasce mentre giochiamo, no? È un attuarsi, è un sperimentare. Allora, un accesso alle forze creative che è enorme, che è molto sottovalutato, credo, nel passato. Allora, se prendiamo il gioco ha 4-5 caratteristiche, 5 forse, no? Il gioco è sempre innovativo, invento qualcosa. Il gioco è sempre una mimesi, come dicono i greci, una imitazione di qualcosa, no? Come fanno i bambini, imitano i genitori, imitano, o il paziente imita il suo passato, mette in atto qualcosa del suo passato, ma nella sua essenza non è una imitazione, un rispecchiare, ma mimesi vuol dire rappresentare qualcosa essenziale, condensato. Poi il terzo criterio del gioco è sempre simbolico. Quello che rappresenta il gioco ha un significato in questo gioco lì. Poi il gioco è sempre anche un potenziale di personificazione. Posso personificarmi con Renzo, faccio finta come fosse Renzo, posso personificarmi con una parte dentro di me, con mio padre, con un animale, posso diventare anche un oggetto, no? Come gioco. E non ultimo, il gioco è una innovazione, una forza innovativa, posso inventarmi tante cose, no? È molto creativo. Se è questo l'essenza del gioco, allora la caratteristica di base è sempre il movimento, l'azione. Nel gioco agiamo, ci muoviamo. Allora, l'esperienza corporea è centrale.
nel gioco. E cosa è l'esperienza corporea? In fondo, l'esperienza corporea, noi siamo il corpo, ma non abbiamo un corpo. Siamo noi il corpo, prima cosa. Secondo, il corpo ha un potere significante, in senso, il corpo non è nello spazio. Il mio corpo non è nello spazio. Il corpo ingerisce allo spazio, si ripiega nella sua essenza come spazio. L'esperienza spaziale è il ripiegarsi del corpo stesso, della sua essenza. Allora, noi siamo questo corpo, e la nostra esperienza, se cominciamo, no? Se pensate a Daniel Stern, fra 3 e 7 mesi, il primo sé è un sé corporeo, non parliamo, interagiamo intersoggettivamente con il mondo, con le persone, attraverso l'esperienza corporea. Allora, siamo noi questo, il nostro stare verticalmente nel mondo determina la conoscenza del mondo in quel modo lì. Allora, è la base. Il terzo punto, poi finisco con il corpo, il corpo esprime la nostra soggettività, in senso come un quadro. In senso, la forma del quadro, il significato del quadro è quello che c'è lì. E la nostra soggettività si esprime nel movimento, nel nostro stare nel mondo con i nostri movimenti, gesti, mimicità, eccetera. È quello il significato della nostra unicità. Noi ci esprimiamo in quello siamo noi. Allora è fondamentale questa esperienza, è la base, siamo tutti incarnati, siamo prima carne, no? Milioni di pori, occhi, orecchi, naso, profumo, no? Qui comincia tutto la nostra esperienza nel mondo. Allora, se è quello, vuol dire rappresentazione giocosa, è prima di tutto fondamentalmente una esperienza anche corporea. Entriamo nel corpo. Sì, questo posso dire per avere un'idea del gioco. Tu dicevi della rappresentazione. Giochiamo muovendoci e accediamo a una forza creativa molto forte. Ah, ma scusi, tu mi hai chiesto delle quattro impalcature, no? E questo proprio è lo scheletro di questo metodo. Chiudo con questo per non spezzare troppo. Allora, io ho sviluppato queste quattro impalcature, no? Che sono proprio impalcature nel senso di Vygotsky, no? Che porto la persona alla fase dell'area del sviluppo approssimativo. La prima impalcatura, sempre nella rappresentazione giocosa, è prendere consapevolezza delle sensazioni corporee. Io in questo momento sento. Il corpo sento solo nel presente. Allora io sento questo, sento questo. Allora invito il paziente di prendere contatto con quello che sento in questo momento, ma anche in una coppia, no? O in una famiglia, cosa sente lei in questo momento? Cosa succede in questo momento nella sua esperienza corporea? Quando lei dice una cosa, cosa sente nel suo corpo? Questa è la prima impalcatura. La seconda l'ho chiamato io posso. Allora, credo molto interessante. Se io sento delle cose, uno dice io sento la spalla tesa, e invito la persona ad identificarsi, il suo corpo è lui. Allora lo faccia, lui lo fa, passa questo sentimento, produce questa tensione. Questo invito a scoprire, allora se lui dice io mi tengo o mi trattengo, invece di dire la mia spalla mi tiene, dice io mi trattengo in questo modo lì, allora questo è un modo molto sottile che io posso, in senso posso. Io posso scoprire che nelle sensazioni, che sono una marea di emozioni forse dentro, che possono esprimersi sempre di più e diventare delle intenzioni relazionali, no? Se io sento una cosa, forse nasce da lì un'emozione, una rabbia o qualsiasi cosa che ha una intenzione, perché sono arrabbiato con mio marito, ma non avevo coraggio di viverlo, esprimerlo, perché l'ho messo sotto. Allora, questa seconda impalcatura aiuta dalla sensazione di prendere la responsabilità per la sensazione stesso e scoprire con il paziente o con i clienti insieme le intenzioni nascoste di questo, che vogliono
esprimersi in un movimento che diventa la terza impalcatura che io ho chiamato traumatizzazione, che dice incoraggio, scoprendo delle emozioni, delle sensazioni forti, di esprimerlo questo sempre di più e vedere in quale azione questo spocca, no? Cosa vuole fare, per arrivare alla quarta impalcatura che ho chiamato dialogo, perché spesso ho fuori o dentro. Quello che non esprimo ha sempre un contesto di evitare un conflitto. Allora comincio a parlare, esprimere queste sensazioni, queste emozioni, o fra me e me, perché è un conflitto interno, o con le persone. Queste quattro impalcature. Se ti va, Enzo, leggo una trascrizione breve di un caso che ho scritto nel libro, così si capisce. Ti va? Certo. Volevo proprio chiederti questo, no? Perché Ma può stavo essere molto pensando, interessante, sì. mentre tu parlavi, appunto, che, ecco, Allora, ho scritto diciamo, questo la caso. dimensione del gioco è molto importante, cioè essere giocosi. Ecco, poi vedo anche pure, copio questa espressione che sentii un po' di tempo fa, fatta proprio da Fabio Spatella, che tra noi, eccetera, mi disse una frase una volta che mi rievocò, ecco, un ricordo molto importante. Dice: dove un bambino gioca, il mondo è salvo, no? E Fabio è, come dire, è un conoscitore di scenari, come dire, di psicologia dell'emergenza, quindi scenari di guerra, scenari di situazioni dove il corpo viene messo a dura prova, ecco. Ecco, e insieme al corpo, le persone, ecco. Ma una delle condizioni per, allora, una delle condizioni per giocare, e qui lo dico da, come dire, da giocherellone con i bambini che incontro, perché anche i bambini che incontro io hanno sempre corpi talvolta molto, come dire, sofferti, perché vivono la disabilità, le sindromi. Andrò a Shanghai prossimamente, parlerò di una bambina con un corpo che parlava per lei, perché poi i corpi esprimono anche delle forme di disagio che non sempre si riescono sempre a verbalizzare, no? Però ecco, per giocare c'è bisogno ci sono due condizioni. La prima è che per giocare un gioco per essere divertente bisogna prendere sul serio. Certo, è molto serio. Questa, ecco, il gioco è la prima condizione, che deve essere serio, perché se altrimenti la butti in bacca, ecco, Sì, è così. non ci si diverte più. Ecco. E la seconda, riprendendo quello che diceva, c'è bisogno di un luogo sicuro, c'è bisogno di sentirsi abbastanza sicuri che si può giocare. Ecco. E penso che tu faccia riferimento a queste, tanto Luogo di alla sicurezza. prima, ecco, il luogo di sicurezza. E tra l'altro sulle, diciamo, pratiche di esperienze corporee, quella del luogo sicuro ci ricorda qualcosa, ecco, di pratiche della psicoterapia che ha a che fare col corpo, che ha a che fare con l'esperienza anche del trauma nel corpo. Certo. Però, ecco, sarebbe bello se tu vuoi parlare di questa, fare una semplificazione, parlare di un'esperienza clinica, ecco. Sono molto d'accordo, voglio molto sostenere questo che hai detto. Il gioco è sempre una cosa seria, non è ridicolo, è molto seria. Per i bambini, ma anche per noi adulti. Qui dobbiamo mostrarci, per metterci in gioco, ci mostriamo noi. Allora, il gioco è sempre una autorappresentazione, mi metto in gioco, mi esprimo. Allora, è una cosa seria, eh? Non, hai ragione. E abbiamo bisogno di un luogo sicuro, non un campo di mine nascoste, no? E questo è un tema importante. Allora vi leggo questo caso che è molto interessante, pagina 83, l'ho scritto, una trascrizione, una ragazza olandese che l'ho scritto in questo libro per cambiare un po' le date, che aveva questo conflitto, viveva in una città e i suoi genitori viveva lontano e ogni volta lei studiava una materia, l'economia, quando lei partiva da questa città, ritornando dai genitori, aveva dei attacchi di diarrea, ma invalidanti, proprio invalidanti.
Ma non solo per i genitori, soprattutto quando andava a visitare i genitori, anche quando usciva da Milano, da questa città. Allora, era interessante perché questa città per lei era il luogo sicuro, dove si dedicava il tempo a sé, diceva lei. Invece quando andava via, aveva sempre paura di perdersi, di pe perdere questo lu luogo che era legato alla città. Allora, entriamo in terapia in questa polarità, no? La città come luogo sicuro, quando va via cosa succede, no? In questa insicurezza. Io, allora, terapeuta, Anna, la chiamo Anne in questo caso, potrebbe immaginare se stessa in questo momento nella condizione che ha appena descritto, quella di una donna che si dedica totalmente a se stessa. Lei si dedica in questa città a se stessa. Anne, ok, riesco a immaginare bene questa persona. Terapeuta, ora prendi l'immagine di questo momento e provi a identificarsi pienamente con essa, come se questo personaggio immaginario, quella sicura di che si dedica a se stesso, fosse qui. Cerchi una postura corporea che esprime l'Anna che si dedica a se stessa, no? Così aiuto proprio di cominciare a esprimersi. Ci provo, non è facile, dice lei. Anna inizia a sperimentare diverse posture e infine si sieda in modo comodo sulla poltrona con le braccia appoggiate sui braccioli. In una posizione rilassata. Terapeuta, come sente il suo corpo in questa posizione? Cominciamo con la impalcatura numero uno. Mi sento aperta e curiosa. Allora, io, in che parte del suo corpo sente particolarmente collocate queste curiosità e apertura? Perché dobbiamo approfondire, no? Non mi rassegna subito di una frase. Lo sento nelle braccia, nelle mani. Io? Che cosa sente concretamente nelle sue braccia e nelle sue mani? Anne? Sento una tensione piacevole che attraverso i muscoli. Anne rimane per qualche minuto in questa posizione e sembra dall'esterno che non voglia più muoversi. Io? Non ti riconosciamo ancora molto, non ti riconosco ancora molto, ma posso dirle una cosa che percepisce, che cosa che percepisco mentre la guardo? Ho la sensazione che lei non voglia più muoversi. Percepisco un sentimento di paura, la sente anche lei, una specie di paura di muoversi? Non proprio paura, sento una certa rigidità nelle mie mani. Provi a dire, adesso entriamo nella impalcatura seconda, io sono rigida. Poi osserva che cosa succede. Anne, io sono rigida. Ecco, sento nelle mie mani la tensione aumenta. Io, che cosa sente più precisamente nelle sue mani che lei chiama attenzione? Sente come un tirare. Provi allora a dire, io mi tiro, sempre dall'impalcatura secondo, io posso, mi identifico, prendo la responsabilità per questa sensazione. Anne, io mi tiro. Adesso sento che il mio cuore comincia a battere forte. Mi ricorda le sensazioni di quando vado in treno e temo che mi venga un attacco di diarrea. Terapeuta, io. Provi a identificarsi con il suo cuore e dire: io batto forte, vediamo cosa succede. Io batto forte. Adesso sento che il cuore comincia a battere più lentamente. Adesso respiro più profondamente, prendo più aria, mi rilasso. Anne fa il movimento spontaneo di incrociare le sue mani davanti al petto, così. Io, che cosa percepisci nel suo corpo in questo momento mentre fa questo movimento con le braccia? Braccia. Sento che mi muovo. Terapeuta. Mentre percepisci questo movimento, che cosa sente nel resto del suo corpo? Anne, il mio cuore ricomincia a battere più velocemente di nuovo. Terapeuta. Ma mentre esprime questa sensazione, cosa scatta in lei? Che strano. Sento che ora il cuore batte di nuovo più lento. Io percepisco all'improvviso una nuova leggerezza nel modo di parlare e di muoversi di Anne. Mi convinco che adesso Anne stia scioccando. Decido dunque di entrare anche io in un gioco di scambi con lei. Io vorrei che lei provasse a dire questa frase. Io gioco, posso accelerare o rallentare il battito del mio cuore. Posso giocare e posso muovermi. La paziente ripete la frase proposta. Io, che cosa sente in questo momento? Lei, una grande agitazione. Provi di dire, mi agito.
e poi cerca di percepire cosa succede nel suo corpo. Mi agito. Sento davvero che mi agito sempre di più. Vorrei alzarmi. Allora provi a seguire questo impulso se vuole alzarsi. Vediamo che cosa succede. Anna si alza di scatto e dice una frase in olandese. Siete tutti pazzi. Proprio viene fuori. Io? Perché ha pronunciato questa frase? E cosa vuol dire? Lei? Perché mi sento libera di fare quello che voglio e gli altri sono pazzi e cercano sempre di impedirmelo. Che cosa percepisce nel suo corpo, nelle sue emozioni mentre dice questa frase? Lei? Sento che mi spingono a muovere il mio corpo. Provi a esplorare questi impulsi, a esprimerli con dei movimenti. Anna comincia a muoversi con movimenti da serpente che prendono la forma di un ballo molto morbido e flessuoso. Io, che cosa percepisce mentre sta facendo questi movimenti? Anna, mi sento libera e giocosa, anche sensuale. Io, mentre dice questa frase, che sentimenti prova? Lei, sto aprendo le mie mani, intanto continua a ballare. E mi sento leggera, dice. Fra poco ho finito, eh? Anna mi racconta in seguito che per tanti anni lei ha avuto una formazione come ballerina. Mi viene allora l'idea di completare la rappresentazione giocosa introducendo un altro personaggio, una coreografa, che guarda da fuori la performance di Anna danzante e può dare suggerimento per migliorare il suo ballo. Io, possiamo immaginare lei come coreografa che si accomoda su un'altra sedia e osserva il ballo di Anna fino dall'inizio. Anna entra nel nuovo ruolo e osserva se stesso descrivendo i movimenti che ha fatto prima. Io, nel suo ruolo da coreografa, vuole dare un feedback alla ballerina Anna? Sì, mi ha impressionata il fatto che la ballerina mostri dei movimenti che esprimono la sua capacità di aprirsi, di chiudersi e di difendersi. Potrebbe scegliere una musica che esprime questi movimenti? Possiamo metterla come sottofondo al ballo di Anna? Nel ruolo della coreografa, Anna propone un pezzo eseguito da una cantante svedese. Ripetiamo allora tutta la scena con il sottofondo della musica riprodotto da internet. Anna ricomincia a ballare e poi rivede tutta la scena nella veste della coreografa. Io, come coreografa, vorrebbe ancora correggere qualcosa di ballo di Anna? No, sono contenta così. E la cosa interessante è stata una seduta di svolta. Dopo ha cominciato sul concreto di sperimentare di nuovo prendere il treno cioè, sui genitori, pian pianino di assumere dei rischi in questo, di uscire di casa, perché tutta questa rigidità che ha avuto in questo modo di creazione, no? Di gioco, l'aveva sciolto, no? Era come scoprire che ha tante possibilità di passare da un movimento all'altro, eccetera. Però ci tenevo in questo caso perché fa un po' riassuntivamente vedere come potrebbe funzionare questa impalcatura. Grazie, no, Wolfgang, invito anche gli altri colleghi, eccetera, se ti vogliono fare altre domande affinché tu poi possa. Mi sembra una bella. Insomma, io adesso sentendo di raccontare così, andavo indietro con la memoria, e sembrava che tutto questo discorso avesse a che fare con una traccia che c'è nel mondo della psicoterapia e nel mondo della psicanalisi in particolar modo. Tu hai fatto riferimento a Stern, ma se pensiamo a Stern e se pensiamo appunto ad una, come dire, ad un orientamento e a un insieme di modelli che nella teoria sistemica, cioè la teoria sistemica, come si sa, attinge da altri modelli. Essendo riuscendo la prima e la seconda cibernetica ad essere un ulteriore metamodello che dice altre cose ancora, però al di là di questo ragionamento che ci porterebbe lontano e non siamo nell'economia adesso della cosa, ma a me ricordava l'abbreviazione, cioè mi ricordava un caso in particolare che è il caso di Berta Pappenheim, descritta da Joseph Breuer nel 1800, alla fine dell'Ottocento, no? E anche lì abbiamo un corpo e
come dire, il terapeuta cerca attraverso delle tecniche attive, tutt'altro che stare l'analista che sta zitto, eccetera, perché cercava appunto di fargli esprimere quei desideri, quelle possibili. Però, secondo una funzione interpretativa dell'analista, invece la novità, la grande novità che tu introduci, e che a sua volta poi mi ricorda molto l'utilizzo come dire, del corpo che fa Virginia Satir, no? Certo. E quindi cioè in un modo giocoso, no? Certo. Così come, ecco, allora questa giocosità fa in modo che anche il terapeuta entri in una dimensione giocosa, non interpreta, ma, come dire, è quello che gioca con la terapia. Ecco, io sentivo questa dimensione qui in cui quando tu dici, ecco, ma allora, infatti lei si lascia andare, no? Si dice, ecco, si mette a ballare, eccetera. La domanda mi veniva da fare è, ma usi la videocamera? Che noi, per esempio, come sistemici, abbiamo questo vizio qui, eccetera, di Qualche volta la guardarsi, usano da solo, farla no? Per far vedere, vedere alla paziente, no? anche per farla vedere a lei, no? Alla Perché tu hai usato un termine, dici, ma lei si vede in questa cosa. sì. Però mi fermo qui, volevo sentire anche gli altri se c'è voglia, eccetera. Ecco, che questo mi aiuta a interpretare il ruolo del direttore con leggerezza anche Grazie Ulrica anche per questa narrazione, perché ci hai presentificato in maniera molto chiara il lavoro e sicuramente andiamo a leggere poi tutto il lavoro anche di portare in scrittura, no? Tutte queste esperienze. E mi collego, no? A quello di Enzo, mi interessa il setting, no? Cioè, credo appunto che il contesto spaziale che noi proponiamo ai pazienti è una cornice all'interno del quale si possono realizzare alcune cose piuttosto che no, no? Condivido, sto facendo delle lotte in università perché per motivi di sicurezza in tutte le aule adesso hanno solo seggiole inchiodate al terreno, molto strette, la gente vive proprio con un corpo bloccato. Noi cerchiamo di difendere qualche aula dove, come via da padre, ci si può mettere in cerchio e anche nella sala di terapia delle seggiole si possono spostare e c'è, come dire, un cerchio all'interno del quale il corpo si può muovere, chiaro, forse non ballare, ma le sculture si fanno in setting terapeutico con delle seggiole leggere, no? Però il setting è importante, ecco. Certo. Conosco dei colleghi che fanno psicomotricità piuttosto che lavoro con la sabbia, piuttosto che hanno vicino lo yoga, quindi hanno cuscini, tappeti, insomma, o lo specchio, no? Adesso c'è lo specchio bidirezionale, ma chi danza, ma chi dà lo specchio anche per specchiarsi, no? Cioè, qualche scelta o qualche esperienza che hai fatto di struttura del setting, ecco, all'interno del quale giocare questo gioco. Questo è interessantissimo. Ma Fabio, ti faccio un commento molto personale, come anche forse tu, no? Invecchiando perdiamo, ci irrigidiamo nei muscoli del corpo, no? Stare sempre seduto, io con gli anni, mi sono chiuso le spalle, a un certo punto le spalle rigide, dovevo fare fisioterapia, mi sono deciso, io non voglio più passare tutto questo tempo seduto. Allora, velocemente. Questo mi ha spinto ancora di più. Faccio alzare le pazienti, trova una espressione corporea, anche in piedi. Poi lo faccio io con lui o lei, per sentire anche io, o con la famiglia, no? Facciamo delle azioni o delle... No? Allora io faccio muovere le persone. Dico, no? Giochiamo insieme, ma ci muoviamo insieme. Così meno rigidità nelle mie spalle. Allora, poi sto seduto, ma come nei via Leopardi, no? In cerchio, non... le persone possono facilmente vedere e alzarsi, no? Questo è fondamentale, no? Questo. O anche fare passi, c'è spazio, no? Allora si devono abituare che qui facciamo delle cose un po' pazze, giochiamo, no? Ci muoviamo.
dipendentemente dalla fiducia che si sviluppa, no? Con me. Ma sto meglio con le spalle, questo lo faccia, penso anche noi scopriamo delle dimensioni che, no? Io mi ricordo ancora, questa è una parzelletta, no? Il primo grande convegno dell'Istituto di Weinheim, dove ho imparato anche la terapia familiare, che invita, fa un congresso nel 78-79 con Boscolo Cecchin e la Satya e Matura, un allievo di, come si chiama, il strutturalista che ha inventato la terapia strutturale, Minucci. Mnuchin, sì. E si fanno supervisione, lavorano tutti con la stessa famiglia, si fanno supervisione davanti al pubblico. Comunque, ecco, per Harry Aponte, perché Sì, Mnuchin, Ariapo. ecco, non c'era. Sì. E la Satya dice a Boscolo Cecchin, supervisionando il loro lavoro con questa famiglia, vedo questi due bellissimi uomini italiani. Perché non alzate qualche volta il vostro bel culo? No, sempre seduto, no? Per dire un po', una donna che lavorava quasi sempre in piedi, si alzava, si faceva molti movimenti. No? E mi ricordo ancora, no? Io sono arrivato in Nord Italia, colpito dal sud, perché avevo amici in Sicilia, cioè, da queste espressività, questo. Voi avete una cultura corporea che ti incoraggia la espressività. E sperimentare tanto, tutti questi colleghi li stavano sempre seduti e parlavano, ma non solo i colleghi, tante persone del nord, no? Piace molto parlare, ma poco usare questo corpo, no? Che forse è molto più una tradizione del meridione, no? Di esprimersi nel movimento del gesto e queste cose lì. Ma adesso è un po' cambiato, anche le idee di lavorare con il corpo sono entrate anche nel mondo nordico della Padania, no? Mi sembra. Non lo so se è un commento un po' stuzzicante a quello che hai detto tu. Non so se ci sono altri colleghi che anche hanno delle domande. Io mi verrebbe da fare delle considerazioni su quello che dicevi. Ecco, qui lo dico da uomo del sud, cioè, insomma, Da dove vieni tu? io sono napoletano, però, Ah. come dire, di scuola, ecco, poi ho seguito un pochino in Puglia anche. In Puglia ci sono stati sotto l'impulso di un antropologo che si chiama Ernesto De Martino, è stata studiata la pizzica, la taranta, poi anche Gervis, eccetera. Si potrebbe molto dire di come l'arte, no? Riesce in un certo qual modo ad essere quel codice che permette al corpo di esprimere E certo. quello che è l'inesprimibile, eccetera. Ma questo, ripeto, ha, come dire, ha matrici arcaiche, ecco, nella cultura della penisola, eccetera. E la domanda che mi verrebbe da fare è come è possibile, come dire, tu parli anche di unicità della persona in questo contesto storico. Ecco, cioè, dici questo. Cioè, quello che è importante è che possa emergere l'unicità della persona, dell'individuo nel contesto storico. Mi sembra che abbia posto particolare accento nel tuo libro su questo aspetto qui. Però ecco, questa è un'altra domanda che ti faccio, la metto lì nel caso, ecco, che non ci siano altre considerazioni fatte anche da qualche altro che ci ascolta. No, parlo volentieri di questo aspetto perché mi collego con Calvino, nel senso con la leggerezza, perché scoprendo il testo di Calvino sulla leggerezza, lui propone un metodo, proprio un'ottica, una logica diversa di guardare il mondo con questo concetto. Lui chiama proprio metodo di leggerezza, che per lui è un metodo letterario, no? Del linguaggio, che è binomio, nel senso leggerezza è un polo. Il peso, la pesantezza all'altro, uno non c'è senza l'altro. No? E lui ha scoperto queste infrastrutture nella letteratura dal 300 in poi, nel mondo dove c'è la levitazione desiderata dei no noi esseri umani e diciamo la privazione
sofferta dall'altra parte. C'è da una parte i condizionamenti, le strutture, le gerarchie, il posto dove devo stare, dall'altra parte questo desiderio di emancipazione, di levitare, di diventare leggera. E lui collega queste due cose proprio con un metodo che io ho trasformato nel metodo di psicoterapia per trovare la unicità della persona, ha bisogno di uscire dal condizionamento, di avere dei mezzi per uscire, non farsi incementare dalla struttura, da questa idea, questo è il tuo posto nel mondo, ma di avere delle possibilità, diciamo, di emanciparsi, di diventare quello che lui cerca di se stesso, il suo modello di buona vita. È un progetto molto etico nella terapia, no? Di sostenere una persona di trovare il suo modello, che è unico della buona vita. E questo collega con la mia idea che io penso che abbiamo tutta la volontà, la forza della volontà, in qualsiasi momento della nostra vita, di guardare la nostra biografia, la nostra storia, che è piena di racconti, di frammenti, di esperienze, e scegliere, perché il nostro sé è dentro questa storia lì, di scegliere come voglio essere e come voglio diventare. Nel senso che posso scegliere di farmi continuare da condizionare da una certa tradizione, da certe regole che mi ha inculcato, insegnato la mia madre o mio padre. O posso anche scegliere di restituire questa regola o trasformarla o inventarmi un'altra. Dice: papà, grazie per le tue buone intenzioni, ma questa regola, io sono diverso da te e la mia vita è diversa da te. Io ti restituisco questa regola, io mi invento un'altra. Grazie. Allora, questa possibilità, ci tengo molto di portare i pazienti, le famiglie o le persone singolari in una posizione di luogo sicuro dove possono di nuovo scegliere come voglio essere, come voglio diventare. E questo è il trovare il vero sé. Il vero sé non esiste in qualche fondo di me stesso o da qualche parte, no? Come l'oracolo di Delfi dice: trova te stesso, ma non è che medito e trovo me stesso. No, questo vero sé trovo nella mia storia, in quell'atto di scelta di quello che dalla mia storia scelgo che voglio usare e scelgo di non voglio più usare e voglio inventarmi qualcos'altro. E questo in fondo è lo stesso valore di Calvino che dice: va bene, questa scelta viene molto alleggerito dalla leggerezza, nel senso levitare dal peso delle convinzioni dove non mi sento di dire di no. Non posso scegliere perché devo essere con i miei genitori, devo vivere così, come tutta la comunità prescrive questo, no? E di dire: no, io posso scegliere, è un atto individuale, ma la mia buona vita, posso anche restituire delle cose e uscire da certe convenzioni. Ecco, la cosa interessante, per esempio, è lui consiglia a Calvino di trovare, questo nella lingua, una immagine figurativo che assume un valore emblematico per la leggerezza. Per lui, per esempio, il Don Chisciotte che mette nella paglia del mulino su, cos'era, la spada, no? Sì. È un'immagine di leggerezza incredibile. O Cavalcanti che levita sul cimitero a Firenze, in un certo modo nel racconto di Boccaccio, di Decamerone, di Boccaccio, è un'immagine di leggerezza. Io ho trovato questa immagine nella psicoterapia della pentola di autostima. Ci sono tante altre immagini, no? Un'immagine figurativo che può portare il paziente a liberarsi, a levitare. La pentola dell'autostima, cosa è dentro? Sono tutti i nostri sentimenti che sono dentro questa pentola. Poi abbiamo imparato, per esempio, 500 regole che regolano, supprimono o permettono a questi sentimenti di essere vissuti o no. Ma queste regole, dico al paziente, lei ha imparato, può anche cambiare. Vediamo la sua pentola, come una pentola della cucina italiana, si trova tanti resti, tanti frammenti della sua libra, della sua vita. Cosa vuole usare e cosa vuole usare diversamente? Vediamo un po', no? Ci sono delle regole che vuole cambiare. Allora diventa un'immagine figurativo che
un valore, diciamo, emblematico per cambiare. Non si, veramente, una pentola. Allora, non sono vittima dei miei sentimenti, del supremo, delle regole. Posso cambiarli, no? Per esempio, no? Questo è un esempio di leggerezza, di trovare delle immagini che esprimono questo aspetto. Poi altri aspetti metodologici, di metodo che si può trasformare nella terapia che vengono da Cardino. Allora, tutto la irriverenza di Checking ha una struttura, diventa con Calvino e con il gioco una struttura. Posso proprio imparare, insegnare come usare questo tipo di linguaggio, queste immagini, come posso costruire momenti di levitazione. Anche il lavorare con il corpo stesso è una levitazione, perché comincio a muovermi molto con queste percezione del mio corpo, le sensazioni non sono mai ferme, allora si cominciano a diventare dei veicoli che mi portano ai movimenti, i movimenti mi portano alle emozioni, le emozioni mi portano a esprimermi. Allora la consistenza, la compattezza di una sofferenza all'inizio molto pesante diventa, si polverizza, diventa più, diciamo, polverizzata, diventa più distolto, no? Comincia a muovere come nelle metamorfosi di Ovid e prendere altri significati. Punto. Questo ci teneva. L'unicità è quello, no? Di poter scegliere me stesso e vivere che posso trasformare all'infinito. Ha detto già nella intuizione giusto Bateson, cos'è l'algoritmo di Erba? Non è questo algoritmo logico. Posso collegare tutto con tutto. Sull'orizzontale, la via delle deviazioni imprevedibile della linea diretta diventa un mondo dove posso collegare tutti gli elementi nella loro relazione con tutto, all'infinito. E questo dice anche Calvino, no? Siamo come una libreria con milioni di libri dentro. Scegli tu quale vuoi prendere. O ti inventi uno, leggi un nuovo, no? Io credo che Certo. c'è molto senso di libertà in questo, no? Alla quale Checking focalizzava, no? Lui voleva la libertà delle persone, uscire dalle convenzioni, uscire dalle costrizioni, dai patterns che connettono, no? Io ho capito così. Penso che tu ti riferisca al sillogismo in erba di Bateson, no? Certo. Ma no, mi viene da pensare, ma non volevo appunto coprire con la mia voce gli altri, ecco. Ok, insomma, me ne vengono molte di sollecitazione ascoltandoti. Una, per esempio, ha a che fare con questo desiderio di libertà, e tu dici la pentola dell'autostima, ecco. Pentola dell'autostima, ma il coperchio oggi qual è, no? E oggi, per esempio, sto pensando, oggi inizia la settimana della moda a Milano. Ecco, la moda, cioè, ecco, io ho studiato tanti i numeri, ma la moda che cos'è? La moda è statisticamente è un insieme di pentole che comprimono su quello che tu vorresti essere. Perché se io mi presento con, come dire, un vestiario che non è consono a quella che è la tendenza, anche queste statistiche, eccetera, e quindi sei fuori, no? Puoi farlo, non lo puoi fare, no? E tutto questo oggi poi è veicolato tantissimo dai social media, che ti dicono continuamente che devi essere bella, bello, ecco, sempre giovane, sempre sul pezzo, sempre vincente, sempre, no? Noi riceviamo, cioè, tutti quanti, perché siamo tutti sotto lo stesso cielo, non è che, ecco, perché tu fai riferimento, hai parlato di terapia moderna, no? Cioè, la terapia moderna è questa rispetto a Calvino, eccetera, che oggi ancor più questa pressione che è data dal coperchio, no, della pentola, è vincolante, è importantissima.
D'altra parte, se noi guardiamo anche agli indici, diciamo, di disagio, per così dire, cioè la percezione del disagio, l'insoddisfazione e anche moltissimi, come dire, quadri di tipo psicopatologico, eccetera, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la richiesta di salute mentale è in aumento, cioè le persone soffrono sempre più, no? E quindi c'è sempre più domanda. Ma perché c'è sempre più domanda, eccetera? Perché ciascuno di noi, ecco, vorrebbe, non accetta la fragilità, la vulnerabilità, no? Non accetta che il fatto che, ecco, andando avanti, le articolazioni non sono sempre più le stesse, perché il corpo ha una memoria che, e Batson lo dice, che non è qui. La memoria è anche qui, è nell'articolazione, è nella simmetria delle mie cinque dita e delle mie mani. C'è una memoria molto più ampia e noi ne cogliamo solamente un arco. No? Un pezzettino dell'arco di complessità. Ecco, questo un po' mi fa venire in mente, però ripeto, volevo lasciare la parola anche agli altri perché altrimenti. Ma sai, Renzo, io credo che nella psicoterapia la minaccia più grande viene dalla neuroscienza. In senso, dobbiamo veramente chiederci, no? Il discorso della unicità. Si tocca la nostra autocomprensione. Chi siamo noi esseri umani, no? Siamo degli organismi che si rispecchiano direttamente nella oggettivazione della natura, della scienza naturalistica. O abbiamo bisogno di un mediatore per capirci, che è la filosofia, la psicologia, no? In senso, una parte della neuroscienza si riduce, dice va bene, no? Noi possiamo rispecchiarci direttamente nella natura, nella biologia, no? E la testa sono le sinapsi che decidono prima che noi decidiamo, in fondo è tutta una finta. Da una parte, possiamo chiederci, ma questo visione aiuta noi di comprenderci meglio o ci allontana molto da noi? Allora, cosa ci aiuta per comprenderci meglio? Io credo che ci aiuta che siamo esseri umani come visione antropologico, che siamo esseri umani di una libertà che ci dà la ragione, i motivi, che possiamo ragionare, prendere consapevolezza, decidere sulla nostra vita, che abbiamo dei sentimenti, che decidiamo, che agiamo, no? E non siamo un cervello che cammina in mezzo al fango. Allora, credo che anche un discorso culturale nella psicoterapia stessa, mi ha spaventato perché ho sentito addirittura una collega della Gestalt molto famosa in Italia, che la Gestalt nel passato era molto lontano dalla neuroscienza, lei cominciava a usare le parole della neuroscienza. Diceva, siamo veramente messo male. Ci aiuta questo linguaggio di comprenderci meglio, o è una minaccia piuttosto, no? Non so se sei d'accordo o siete d'accordo. Sì, insomma, credo che il discorso sarebbe molto, molto, molto lungo. Oggi, diciamo, il rischio della psicologia in generale, qui non dico solo per sistemico, è di perdere, diciamo, l'autonomia culturale rispetto ad altre discipline, cioè di cedere autonomia culturale verso altre discipline nel momento in cui si iniziano anche come modelli, eccetera, a importare, no? Per scimmiottamento, come dire, certe idee che vengono dalla neuroscienza, fermo restando che, come dire, le neuroscienze, come dire, hanno fatto dei passi avanti, vanno studiate, sono interessanti, però la psicologia è un'altra cosa, ecco. Però, insomma, io credo che tu ci abbia incuriosito un bel po', ecco, a leggere questo libro, a farne oggetto appunto, di un seminario, che così ci sarà molto più tempo a disposizione per
vedere con casi clinici e per fare delle esperienze in vivo. Questo credo che sia molto, molto importante perché, E possiamo ecco. fare un seminario sull'irriverenza modello 2. Va Ah. bene. No, perché Ottimo. credo che lo spirito iniziale era questo, un movimento check-in, ma anche Boscolo, forse check-in ancora di più, di creatività, di irriverenza, no? E abbiamo bisogno di questo spirito, non pensi? Di inventare Assolutamente. no nuovi modi di stare. Guarda, io devo dire, mi ricordo sempre Luigi, a proposito del gioco con i bambini, no? Cioè, sia Luigi che Gianfranco, quando si trattava di giocare con i bambini, cioè, è notorio che non giocassero molto con i bambini, no? Allora Luigi soprattutto mi tirava dentro perché dice, tu riesci sempre a giocare con niente, con i bambini e anche con i genitori. E quindi c'era questa cosa qui, però io trovo che poi loro riuscissero a giocare con le parole, Certo, no? E sì. con la cornice della terapia, perché anche la terapia, la stessa terapia la si può considerare un gioco. Certo, la mia idea è quella. Se sono a volte, qualche volta, quando vedo dei bambini o delle bambine, insomma, molti anni fa, in cui iniziava una bambina e diceva: senti, adesso facciamo che tu fai la bambina, no? E io faccio il dottore, no? Voglio stare lì nel posto tuo, no? Voglio stare lì in quella sedia, no? E quindi e io mi presto molto volentieri a uscire da questa faccenda, no? E dico, per esempio, entro nel gioco della terapia, io lo chiamo il gioco della terapia. Che cos'è questo gioco della terapia? E io faccio la parte di un bambino. Spesso attraverso il gioco, cioè, racconto al bambino, dico: ah no, ma io, ecco, racconto i suoi drammi, le sue situazioni, quello che lui sta vivendo, no? E lui mi guarda, mette anche, mi sento in un certo qual modo anche apprendo delle cose anche su come faccio io, no? Perché vedo che lui fa così, oppure prende dei fogli, si mette lì con dei fogli, dice, senta, si mette con la penna, prende qualche appunto, no? È molto divertente, io mi diverto moltissimo e faccio degli apprendimenti. A proposito però del verbalizzare, non tutto è verbalizzabile nel gioco. Certo, altrimenti non è rappresentato, non è simbolico, eh. Esattamente, capito? Cioè, quindi c'è una dimensione che difficilmente, come dire, può essere riducibile alla rappresentazione della parola. Hai ragione. E su questo devo dire che Luigi e Gianfranco erano veramente dei maestri, perché Sì, io d'accordo, mi vissuto. divertivo tantissimo quando facevo terapia, eccetera. E loro riuscivano a costruire questa cornice qui, eccetera, e così restando anche da maestri un po' a continuamente, come dire, ci hanno dato un grande insegnamento perché ci hanno permesso di capire che si può diventare maestri solo se si accetta di restare allievi. Vero. Non so se sei d'accordo, tu che voi fate anche tante esperienze con gli allievi, è una irriverenza enorme di insegnare a questi allievi, no? Di dire, senti, la psicoterapia non è una valle di lacrime, devi divertirti tu. Se non ti diverti, qualcosa non quadra in questo. Allora, il gioco, devi giocare, divertirti tu. Invece, quante persone che scelgono questa professione, non lo so. Fabio, penso anche tu, no? Tu parlavi del setting, hanno un patto con la sofferenza, no? Della empatia, di essere buono, no? Invece dobbiamo divertirci, non è una professione di persone che devono solo soffrire, stressarsi e alla fine della giornata essere distrutte perché hanno accumulato tutte queste tensioni, no? Non so se sei d'accordo. È difficile questo. Lavorando in una parte del tempo, ancora come psicologo del servizio pubblico, ti posso assicurare che la gran parte della sofferenza non è dalla terapia,
e dall'organizzazione della Sì, fiera. a questo è un altro tema. Ecco, Sì. diceva Pietro, prima Fabio, no? Cioè, non è l'insegnamento, è il fatto che mi hanno inchiodato le sedie, quello è il problema Sì, per sì. me. Poco da dirsi. Io Voglio portare questa considerazione sulla leggerezza, no? sì, volentieri. Io penso che ci siano veramente dei grandi dolori e dei traumi, no? Ed è Certo. molto importante anche te di empatia, non temere la valle di lacrime e il sangue, no? Ma Certo. è estremamente importante ricordare, dal mio punto di vista, che sempre la vita e anche nel tempo della giornata c'è un tempo per piangere, c'è un tempo per ridere. Certo. Nelle tutte le culture, io ribadisco questo, c'è il tempo di festa, che è anche un tempo di gioia, di allegria, di carnevale, ma il tempo di festa, dal punto di vista antropologico, ci ricorda questo. Per 5 giorni lavori in montagna, invece sei nelle tane, sei senza scarpe, senza zoccoli, ma il sesto, il settimo, il quinto giorno, a seconda delle culture, ti vesti a festa, ti mascheri come se fossi ricco, come se fossi figlio di Dio, come se fossi a testa alta e vai a ballo, alle cose, no? E questo tempo di festa, il tempo del gioco, è settimanale. A me chiedono quando vado nei disastri, è successo in Sri Lanka, mi hanno chiesto in due, è successo all'Aquila, che il terremoto era Pasqua, ho detto, ma possiamo noi fare festa in mezzo a tutti questi morti? E la risposta delle culture è sì, la salute mentale è questa, no? Non lasciamo stanco, la musica si fa a Srebrenica, si fa a Sarajevo, si fa a Ucraina sotto i bombardamenti, per dire che non è che l'una cancella l'altra, no? Però la leggerezza del gioco è una dimensione antropologica che ricorda la libertà, che tutto non si esaurisce solo. Quindi questo appello alla leggerezza penso che sia molto importante e che vada educato all'interno di questa cosa. Dal punto di vista della formazione, ricordo che, per esempio, qui alla Padre lavoriamo molto con role playing, che di per sé è gioco, recita, non so, è comunque uno spazio protetto in cui si può fingere, ma dove veramente anche formazione ci alziamo, mettiamo sulle seggiole dei pazienti, assumiamo. Ci mettiamo veramente nei panni degli altri, proviamo anche a travestirci, cambiando panni, no? Mettendo i panni dell'altro. E questi sono giochi estremamente Io potenti. voglio ringraziarti perché ho avuto un insight con quello che hai detto. Penso è molto importante quello che hai detto sulla festa, perché è un periodo di tempo molto particolare dove si ferma il tempo in un certo modo e diamo spazio a delle esperienze di cui hai parlato tu. E non ho mai pensato su questo così, ma credo che è una cosa importante di leggerezza della comunità stessa, no? In parte l'abbiamo perso tante feste, no? Tanto modo di stare insieme, no? E penso che è molto importante quello che hai detto tu su questo aspetto, no? 5 giorni di lavoro, di privazione sofferta, ma poi 2 giorni di levitazione desiderato, no? Non è l'idea mia, confesso, cito Guido Contessa, Psicologia della Festa, un numero dedicato su animazione sociale negli anni Ottanta. Però anche a me è stato maestro, mi ha fatto pensare. Importante questa idea, molto importante. Grazie Fabio. Allora, qualcuno ancora vuole chiedere o commentare qualcosa? No, Fabio, io stavo pensando che, ecco, in questa cosa che dicevi della settimana, appunto, che il settimo giorno poi si fa festa, che tutte così. A me veniva proprio in mente Betson e Yatmul, c'è questo rituale, anche lì, no? Betson, come dire, riconosce, diciamo, un meccanismo autocorrettivo, no?
no? In questo rituale, in tutto lo studio che viene proposto nei primi studi di Gregory Bateson, anche lì è un rituale di correzione, c'è cioè un gioco, no? Quella è una grande festa, no? Quella che descrive. Poi non so se ci sono dei colleghi che poi probabilmente lo hanno studiato, lo conoscono. Insomma, la festa è una cosa interessante, ecco, cioè il gioco, la festa, il ballo e quindi il travestimento, ecco. A me sembrava che venissero fuori da quell'esempio che portava prima Wolfgang nell'esempio che portava, no? Cioè, mi sembrava che lui quasi introducesse un dispositivo di festa, no? In cui questa signora, ecco, iniziasse a fare dei travestimenti, ecco, si sente un serpente, si sente così, eccetera, e quindi è la terapia come momento che riesce a introdurre veramente il momento di festa, ecco, il momento di festa e quindi non solamente il momento in cui si piange, poi a volte in terapia si piange anche, no? Però ecco, cioè, il pianto può essere consolato nella misura in cui, come dire, c'è questo dispositivo qui, perché altrimenti resta un lamento. Altrimenti resta solo una disperazione, c'è cioè un pianto inascoltato. Ecco, tornando anche a Stern, cioè, quando il bambino piange e la mamma lo consola, e allora si crea la mente relazionale, altrimenti la mente relazionale non si crea, no? E quando la mamma riesce, per così Vorrei. dire, se vogliamo stando lì, quando la mamma introduce, no, c'è cioè, tutta una serie di moine, ecco, che riescono a trasformare questo dolore, che a volte è anche un dolore del corpo del bambino, in qualche altra cosa, e ad alleggerire. Ecco, credo che quello che fa nell'esperienza di Wolfgang ci siano, come dire, tutti questi pezzettini qui. Vorrei sottolineare anche questo, riprendere una considerazione. Quando tocchi il corpo ferito, quando dai la possibilità a una persona di dirsi, no? Come si è agito nel caso, no? Di scegliere, possono venire fuori tante parolacce di tutta rabbia, no? Perché la persona chiusa perché è contenuta, no? Si apre il coperchio della pentola. Bisogna stare molto attenti a sbloccare il corpo, no? Perché uno può avere dentro tanto dolore, no? Tanta rabbia. E stavo pensando come anche come psicologi, psicoterapeuti, dobbiamo imparare a non avere paura, no? Di stessi, di quello che può venire fuori. No? E anche perché a volte è veramente paradossale. Racconto una volta. Intervento abbiamo fatto in figliolo assolutamente disperato, essendo di cultura molto mediterranea, ha fatto una sceneggiata greca, no? No, non una sceneggiata greca, ha espresso nel suo corpo il lutto come andando, io non l'ho mai visto, no? Come si legge nella letteratura, che è veramente spaventosa a vedersi. In realtà Purtroppo io non so gli altri, però. dopo molto tempo questo fu importante. Quindi poi è anche paradossale. Io a volte sento gente che dice: mi è piaciuto il film? Sì, ho fatto una bella piangiuta. Come una bella piangiuta? Sì, è catartico a volte crogiolarsi così tanto in maniera parossistica, no? Che uno poi ride sul stesso dolore, sorride. E quindi ecco, il messaggio è un po' questo, no? Grazie anche a Uri di ricordarci di non aver paura di creare delle condizioni professionali metodologicamente ben fondate per non aver paura di
di liberare la volontà, la scelta, la libertà, la possibilità della persona anche di non essere. E lo possiamo fare anche se noi, come persone competenti, non abbiamo paura di questo. Mi chiudo, che certo 19:30, anche la batteria del mio computer sta finendo. Magari. Ok, allora grazie, grazie al dottor Rurik, grazie a tutti i partecipanti. Io direi, ecco, se siete d'accordo di interrompere la registrazione, di salutare, dandoci appunto occasione e opportunità di approfondire la conversazione che è appena, come dire, iniziata su questi temi così interessanti, affascinanti e anche stimolante perché almeno a me, ma credo anche agli altri, cioè, ci sono tante connessioni, ecco, saltano fuori tante connessioni. Grazie.